cioè, non ho avuto proprio un rapporto sessuale. Mm? E cos'è avuto? Da toccarci e baciarsi. Cioè, raccontami tutto. Allora, con la mia amica lì, no, era venuta qui a casa mia. Allora, mentre giocavamo, gli spiegavo che cos'è il rapporto sessuale, no? Capito? Mm? Cioè, che provi piacere, che provi bene, che provi l'amore, che provi... tutte prove, insomma, cioè pensi delle cose fuori dal normale quando fai l'amore, no? Giusto? Allora lei ha detto se provavamo, giusto? Allora io ho accettato e siamo andati dietro la collina e dopo finita la registrazione te lo farò vedere. Vuoi vederlo? Allora abbiamo cominciato a baciarsi, no? Baciarsi, abbiamo cominciato a toccarci e provavamo del bene. Dopo abbiamo finito e io gli ho chiesto se era stato bello. E lei mi aveva detto che non aveva mai provato una cosa simile, no? No? Giusto? Giusto? Allora io ho detto che sono molto felice, lei anche lei. Dopo siamo andati lì e abbiamo giocato continuamente. Però eravamo più felici, cioè eravamo più contenti, giocavamo più bene, insomma. E mi puoi spiegare di più, va bene? Poi una volta... una volta, cioè, mentre mi facevo una sega, mi è uscita una roba come panna montata, no, scherzo, è una roba splissida, no, è bianca, beh, no, bianca, è sul grigiastro, no, beh, è molto più bianca che il grigiastro, era molle, no? Cioè, era solida, un po' solida, no? Come la lava, è presente la lava. Metti la lava bianca. Allora, quando mi è uscita questa roba, ho provato piacere e sono andato a vedere su un libro e spiegava che era il seme dell'uomo. Cioè che con quel seme lì puoi fecondare una donna, eccetera, eccetera, no? E allora io ero fiero, no? Perché un bambino di 9 anni, ce ne pochi, che venga un seme presto. Chi è? E allora ero molto fiero. Ma perché i bambini non si possono baciare e toccare quanto vogliono? Ma non lo so, forse perché provano timore, oppure non vogliono i genitori. Ma perché non vogliono? Oppure perché non possono capire i genitori il bene di una bambina o di un bambino. Prova a spiegare tu cos'è il bene, hanno bisogno, no, i bambini e le bambine? Eh sì. Prova a spiegare questo bisogno. Allora, mi spiego con le mie parole. Sì. I bambini hanno bisogno del bene come i grandi, no? Perché i bambini sono degli esseri umani come tutti, no? Sono degli esseri umani però più piccoli, e se vuole un bambino può, cioè, con la memoria può essere come un grande. Agli stessi spiegati meglio, dai, che stai dicendo delle cose importanti. Come devo spiegarmi meglio?
Cosa vorresti che dicessero i grandi bambini? Noi bambini, che siamo come loro. E cioè? Come cioè? Da tutto alla macchina, all'amore, alla ragazza, a tutti, alle armi. E noi dobbiamo avere i bambini, come loro. Cioè, avere tutto la... Sì, perché i bambini, se gliele fai capire, è così, perché vedi che i maschi, con le pistole sparano per così, invece i bambini, se glielo fai capire, tengo le armi per collezione anche vere, e sparano, magari per l'ultimo dell'anno, un colpo alla volta, e basta. E invece i grandi si ammazzano. Come quella guerra lì. Quale guerra? Tra l'Inghilterra e Fiorentina. Una guerra... Stupida. Per due isole. Per due isole. Io avrei fatto una a te e una a me. E vai fanculo a ape. No? Invece... Anche ieri, due aeroplani, dei jet che costano 3 miliardi, ma io non li spendo di jet, io li spendo per fare una bella vita. 3 miliardi io li spendo per fare una bella vita e non per fare la guerra. E cioè, che bella vita faresti per te? Ma comprerei una casa in campagna, con una piscina, vengo a casa da lavorare. Con la mia ragazza andiamo in piscina e stiamo lì fino alle 7. Poi veniamo in casa, facciamo la doccia assieme, ci laviamo assieme, cioè lei mi lava me, io la lavo lei, dopo mangiamo, guardiamo la tele e andiamo a letto. E a letto facciamo l'amore. Questa è la bella vita. Eh? Questa è la bella vita. Sì, per me sì. Anche per me. Non so per gli altri. Ah, io della droga so che è una brutta cosa, no? E tutti gli uomini sulla terra siamo drogati, tutti. Cioè, c'è tipo un altro tipo di droga. La droga... La siringa è la droga fumale, però c'è un'altra droga, il pensiero di cose brutte, il pensiero di cose che non succederanno, c'è un pensiero di tutte queste cose. Poi io sono drogato e lo ammetto. Ma di fumo, cioè quando mia mamma fuma io, cioè in pratica sono drogato, perché spiro un gas che a mia madre fa male, automaticamente fa male anche a me, capito? Io la scuola la vivo un po' male, perché non ne ho voglia. Come vorresti che fosse quella scuola? Beh, sì, studiare, quello lì si studia. Però dopo a giocare, cioè giocare. Tutto il giorno a giocare. E invece? Dai, parlami della scuola, dai, cazzo, invece, padà. Invece è così mogia, si studia sempre. Ci sarà mezz'ora di ricreazione, nel pomeriggio ce n'è un'ora, cioè non è molto precisa nelle sue cose. E poi la scuola è una cosa da stare in gabbia, cioè non, la scuola non puoi vivere, non puoi giocare, non puoi far l'amore, no? Allora... Per me la scuola è una gran cazzata, cioè, poi
sai, quando la maestra ti chiama, cioè, un po' una cacchiata, perché uno magari non ha studiato, gli dà la nota. Cioè, sono robe che nella vita non c'entrano. La nota, quelle cose lì non c'entrano. Cioè, nella vita c'entra l'amore, il bene, la gioia, la felicità, scoprire la vita, a urlare, cioè, voglio vivere, voglio essere libero, vai in Cina, vai in America, vai negli Stati Uniti, vai a New York, tutte le parti del mondo, così puoi scoprire che nel mondo ci sono delle altre, cioè, delle altre modi diversi da pensare. Ti faccio un'ultima domanda. Perché secondo te i bambini vengono trattati in un modo così strano dagli adulti, come se fossero scemi? Perché i bambini, gli adulti, credo che i bambini non sono buoni da far niente. Invece? Invece magari, se vogliono, i bambini sono superiori dei grandi. Perché hanno un modo diverso da pensare. Immagino le cose più belle, più pure, no? Invece i grandi con malizia lì, come te.